Da gennaio 2024 dovremo confrontarci tutti con una grande rivoluzione. Cambia la gestione delle utenze del gas e a partire dal successivo aprile anche quelle della luce. A cosa è dovuta questa rivoluzione? Alla fine del mercato tutelato. Il governo infatti non ha più stabilito alcuna proroga, quindi con la scadenza del mercato tutelato entreremo tutti in automatico nel mercato libero. Ma cosa comporterà tutto questo per noi? Quali effetti avrà sulle nostre bollette? Ma soprattutto, chi sino ad oggi è rimasto all'interno del mercato tutelato? Cosa dovrà fare per cambiare operatore? E cosa gli succederà se resterà inerte e non farà alcuna scelta? Una cosa è certa, nei prossimi giorni verrete letteralmente bombardati da offerte commerciali dei call center. Ma c'è un modo per tutelarsi e per non far scelte sbagliate. Ve lo voglio svelare in questo video realizzato in collaborazione con Below, ormai la conoscete, è la prima società italiana che fa il confronto tra gli operatori e vi suggerisce qual è l'offerta più conveniente. Potete scaricare l'app di Below sul vostro smartphone. Tutto ciò che dovete fare è caricare la vostra bolletta in formato PDF e Below vi darà un voto da 1 a 10, dove 1 è il minimo e significa che state pagando troppo rispetto alle condizioni di mercato, mentre 10 vuol dire che siete dei consumatori attenti. Dopodiché Below vi suggerisce una serie di offerte convenienti sul mercato, indicando per ciascuna di queste quanto andrete a risparmiare. E se acquistate il servizio Below Switch, Below cambierà per voi il gestore senza che voi dobbiate far nulla se non premere un semplice tasto sullo smartphone. Addio quindi interminabili tempi di attesa al telefono e soprattutto l'incertezza di aver preso una fregatura. Below vi aiuta anche a gestire al meglio la transizione dal mercato libero a quello tutelato, di cui vi sto per parlare in questo video. Ora però è tempo di spiegarvi i vostri diritti. Tutti pronti? Sigla! La legge. Prima di iniziare il video dobbiamo spiegare che significa mercato libero e tutelato, perché è proprio da questo che dipende il discorso che faremo. Il mercato tutelato prevede che le tariffe siano stabilite dall'ARERA, che le aggiorna ogni 3 mesi per la luce e ogni mese per il gas. Nel libero mercato invece il prezzo è contrattato direttamente con l'azienda fornitrice e può essere fisso o variabile. Ebbene, per chi aderisce al servizio di maggior tutela per il gas, la fine del regime di tariffe bloccate è fissata al 10 gennaio 2024. Entro quella data le famiglie e gli utenti dovranno trovarsi un nuovo fornitore sul libero mercato, oppure potranno decidere di rimanere con loro fornitore, però aderendo alle offerte del mercato libero. Per chi aderisce alla maggiore tutela per la luce, il termine invece è fissato al 1 aprile 2024. Ma come fare a capire se si è ancora nel mercato tutelato oppure si è sottoscritta un'offerta del mercato libero? È piuttosto semplice. All'inizio della bolletta ogni fornitore è obbligato a fornire chiaramente queste informazioni. Quindi dovete verificare la presenza o meno della dicitura mercato libero dell'energia oppure servizio di maggior tutela. Come vi dicevo, entro il 10 gennaio tutti gli utenti, e sono diversi milioni, che si trovano attualmente nel mercato tutelato, dovranno scegliere un fornitore del gas del libero mercato. E parimenti, entro però il 1 aprile, quelli che sono nel mercato tutelato della luce dovranno scegliere un fornitore del libero mercato. Ma che succede a chi non fa alcuna scelta? In ogni caso il passaggio al mercato libero avverrà in automatico, non ci sarà alcuna interruzione della fornitura e neanche multe o sanzioni per chi non opererà alcuna scelta, ma il rischio è di ritrovarsi a spendere di più rispetto a chi avrà operato una scelta consapevole, e a breve vi spiego perché. Per quanto riguarda il gas, chi non sceglie un contratto sul mercato libero viene trasferito automaticamente a una fornitura cosiddetta placet con lo stesso venditore. Le offerte placet sono proposte con prezzo liberamente deciso dal venditore e rinnovato ogni anno e a condizioni equiparate al mercato di tutela. In pratica, l'ARERA stabilisce le condizioni contrattuali di prezzo garantendo un certo livello di tutela. Per quanto concerne l'energia elettrica, se non viene scelto un operatore del mercato libero, gli utenti dell'ex mercato tutelato entreranno automaticamente nel cosiddetto servizio a tutele graduali, cioè STG, della durata di 3 anni. Anche per la luce, se non ci sarà alcuna scelta verso un operatore, dal prossimo aprile i consumatori entreranno nel servizio a tutele graduali, che si chiama appunto, come vi ho detto, STG, con condizioni definite da ARERA. Il successo
successivo 11 dicembre si terrà però un'asta per l'aggiudicazione delle utenze che passeranno a questo regime. Le condizioni del regime STG, che dureranno per 3 anni come vi ho detto, quindi fino al 2027, corrispondono più o meno a quelle delle offerte Placet. Ciò significa che anche in questo caso le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite dall'ARERA, offrendo una tutela parziale ai consumatori. A questo punto è arrivato il momento che vi informiate se non volete vedere le vostre bollette salire vorticosamente. Per orientarsi nel mercato libero, ARERA mette a disposizione il sito ilportaleofferte.it, che consente di confrontare diverse offerte. Ma come vi dicevo in apertura, c'è anche Below, che vi consente di capire se la vostra bolletta è conveniente o meno. Quindi, anche se vi viene attribuito il sistema Placet o STG, vi consiglio assolutamente di caricare la bolletta su Below, che vi dirà se ci sono offerte più convenienti e se vi stanno facendo pagare troppo. Esistono poi altri servizi che vi possono aiutare a raccogliere le informazioni necessarie per una scelta consapevole, in particolare lo sportello per il consumatore, www.sportelloperilconsumatore.it, che offre informazioni e contribuisce alla risoluzione di controversie relative al servizio elettrico e del gas. Un'attenzione particolare nel passaggio al libero mercato è riservata ai cosiddetti clienti vulnerabili. Questa categoria comprende persone anziane oltre i 75 anni ed ancora le persone in condizioni economicamente svantaggiate perché beneficiarie dei bonus sociali, nonché i soggetti con disabilità ai sensi della legge 104 e coloro che vivono in strutture di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Per i clienti del gas che rientrano in queste categorie e che non scelgono offerte del libero mercato, continuerà ad essere garantita la fornitura alle condizioni economiche stabilite per il servizio di tutela a gas da parte dell'ARERA, con le condizioni contrattuali dell'offerta Placet. Per quanto riguarda l'elettricità, nei clienti vulnerabili sono compresi non solo coloro che abbiamo già menzionato per il gas, ma anche quelli che si trovano in gravi condizioni di salute che richiedono l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate appunto da energia elettrica, nonché gli abitanti delle isole minori non interconnesse. Questi clienti continueranno ad essere inclusi nel servizio di maggior tutela anche dopo il 1 aprile 2024. Chi non è ancora riconosciuto come cliente vulnerabile ma rientra in queste categorie può segnalare la propria situazione al proprio operatore di fornitura per ottenere le tutele previste. Amici miei, questa è la rivoluzione, ma anche questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.